Ladies and gentlemen, the President of the United States. I protagonisti del nostro Rinascimento li conosciamo, Garibaldi, l'eroe dei due mondi, Cavour, il tessitore, Vittorio Emanuele II, il re galantuomo. Poi c'è l'ex sovrano delle due Sicilie, Francesco II di Borbone, passato alla storia come Franceschiello, un nomignolo datogli dai cronisti dell'epoca per ridicolizzare un re incapace di difendere il suo regno. La parabola finale di Franceschiello dura poco. Nel settembre del 1860 scappa da Napoli, incalzato dalle truppe garibaldine che risalgono trionfanti dalla Sicilia e si rifugia a Gaeta. A novembre Gaeta viene assediata dai piemontesi che circondano con la marina e l'esercito l'ultima roccaforte del re Borbone. L'11 febbraio del 1861 l'esercito di Franceschiello si arrende. Mentre a Torino si insedia il Parlamento del neonato Regno d'Italia, Francesco di Borbone va in esilio a Roma. Questi sono gli ultimi crudi fatti prima dell'unità d'Italia. Ma subito dopo, in meridione, parte della popolazione si oppone al nuovo re. È l'inizio del brigantaggio. Il 14 febbraio 1861, quando Francesco II e sua moglie Maria Sofia si imbarcano per andare in esilio a Roma, si chiude un capitolo che era iniziato circa 10 mesi prima, quando Garibaldi con le sue camicie rosse era salpato da Quarto di Mille a Genova, diretto in Sicilia. Sbarcato a Marsala l'11 maggio 1860, Garibaldi aveva travolto ogni resistenza e il 6 settembre successivo era già a Napoli. Poche settimane dopo però, tutte le redini del comando passarono agli uomini venuti da Torino. Garibaldi si ritirò a Caprera e toccò al generale Cialdini dare le ultime spallate al regno borbonico. Ancora prima di assediare Gaeta, ai piemontesi era toccato di combattere reparti borbonici affiancati da bande di contadini decisi a difendere il loro re, sobillati dalla nobiltà locale e dal clero. Erano le avvisaglie di quello che sarebbe scoppiato di lì a qualche mese, ma ancora nessuno lo sapeva. La premessa del brigantaggio fu la creazione di una serie di brigate irregolari da parte di Francesco II di Borbone. Si crearono queste brigate che, dal punto di vista strategico, dovevano operare dietro l'esercito piemontese che assediava la piazza di Gaeta, affidate a tre ufficiali, che erano Lagrange, Louvarat, erano ufficiali anche stranieri, che avevano il compito strategico dagli Abruzzi di creare disturbo con l'appoggio delle popolazioni locali e contadine dietro le linee regolari dell'esercito piemontese. Queste bande un po' irregolari, un po' aiutate dal popolo, erano la prima resistenza legittimista alla invasione dell'esercito piemontese che, ricordiamolo, entrò nel Regno delle Due Sicilie, uno stato amico senza dichiarazione di guerra e quindi in condizioni di irregolarità dal punto di vista del diritto internazionale. La miseria e lo stato di abbandono del territorio meridionale è la causa scatenante della rivolta dei contadini, contadini che si identificano poi con i briganti. Tutta questa schiera di sbandati, che in fondo aveva creduto in un miglioramento delle sorti, delle proprie sorti, abbracciando il brigantaggio, alla fine si trova alla macchia, senza poter più perseguire i propri ideali, perché i liberali trasformisti, arrivato a un certo punto, avevano ottenuto dal nuovo governo tutti quei privilegi che era di loro appannaggio col vecchio regime, e automaticamente tutti coloro i quali, in buona fede, con atti di volontà, ma anche
con la propria forza, il coraggio e la disperazione si sono trovati in mezzo alla strada, abbandonati da tutto e quindi per sopravvivere dovevano delinquere. E quindi da quel preciso momento il brigantaggio, che era nato con degli ideali, alla fine è diventato un fenomeno solo e esclusivamente delinquenziale. La tensione politica alimentava la crisi sociale nelle province di quello che fino a poco prima era stato il regno delle due Sicilie. Le due crisi degeneravano di pari passo, inasprendosi a vicenda. Una decisiva spinta verso il baratro la diedero una serie di scelte fatte dal neo governo italiano, retto in quei primi mesi del 1861 ancora da Camillo Benso di Cavour. Nel giugno 1861, però, l'uomo che aveva dato il via all'unità italiana morì improvvisamente. Al suo posto di capo del governo si alternarono nell'arco di poco più di 3 anni Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti e Alfonso La Marmora. Furono questi gli uomini chiamati ad un compito difficilissimo, da tutti i punti di vista. Creare uno Stato unitario superando difficoltà esterne, ma soprattutto interne. E tra queste, il brigantaggio era ai primissimi posti. La guerra per l'unificazione aveva dissanguato le casse dello Stato e quindi non c'erano risorse. Dobbiamo considerare che tutte le risorse se ne erano andate dalla guerra di Crimea fino all'unificazione e quindi si tentava di assoggettare il Sud perché si riteneva che il Sud fosse così ricco da poter ripagare il nuovo governo per le spese sostenute per la guerra. Quindi nel momento in cui si sono trovati di fronte a questa realtà, cioè che il Sud aveva bisogno di aiuto, è logico che si è creata una scissione. Già nella primavera del 1861, la situazione nelle nuove province del Regno si era fatta esplosiva. Le terre incolte non erano state assegnate ai contadini come si era sperato in seguito alle promesse fatte da Garibaldi. Lo scioglimento dell'esercito borbonico aveva inoltre creato decine di migliaia di disoccupati. La guerra aveva fermato l'industria e l'agricoltura meridionale, causando l'aumento dei prezzi. A questo si aggiunsero già nel 1862 nuove tasse. Se ne contarono in totale ben 24. 14 erano state ereditate dall'amministrazione borbonica, ma erano state aumentate. Altre 10 erano nuove. Certamente perché il nuovo governo sottovalutò le motivazioni, sottovalutò le richieste di lavoro che pervenivano dalle masse, dai ceti subalterni. E nello stesso tempo, nell'analisi che condusse, non l'aspetto politico e sociale, ma considerò il contadino, il bracciante, che richiedeva qualche beneficio come un sobillatore, come colui il quale attentasse all'ordine pubblico. Quindi non riuscì a vedere che alla base del tutto c'era profonda miseria. A peggiorare la situazione arrivò infine la decisione di stabilire la coscrizione obbligatoria. Doveva essere un modo per recuperare all'esercito italiano almeno parte dei soldati borbonici, ma si rivelò un ottimo sistema per rinforzare le nascenti formazioni di briganti. Si è calcolato che tra la fine del 1860 e il 1863, tra disertori e quanti non obbedirono alla chiamata alle armi, si superò la cifra di 40.000 uomini. La leva era di 8 anni, quindi nel momento in cui un ragazzo di 18 anni o di 20 anni partiva per la leva significava una manodopera in meno, una forza lavoro in meno per la famiglia. E le condizioni sociali e economiche non consentivano più che si perdessero le forze lavoro. Anche perché, il malcontento crebbe, perché arrivato a un certo punto c'erano delle scappatoie, i capofamiglia, i preti o persone che potevano pagare una quota
praticamente venivano esentati e quindi la povera gente era sempre quella che doveva pagare per tutto. Questa l'atmosfera in cui iniziarono ad emergere nell'ex regno delle due Sicilie, con la sola eccezione della Sicilia, le prime figure di briganti come Luigi Aloni, detto Chiavone, Giuseppe Antonio Franco, Carmine Crocco. Carmine Donatelli Crocco fu certamente la figura di brigante postunitario più nota e più famosa, e quella su cui sono stati scritti il maggior numero forse di saggi, di libri, di approfondimenti. E era un contadino, figlio di contadini, che andò in carcere per la prima volta sotto il regime borbonico per un delitto di onore all'interno della famiglia. Aveva vendicato la sorella che era stata insidiata da un notabile, un signorotto locale. Poi evasse dal carcere e, sperando di poter avere una riabilitazione, si unì ai garibaldini. Si unì a Garibaldi, addirittura andò a combattere sul Volturno nel fronte di Ponte della Valle con i garibaldini. Poi, quando tornò nel suo paese, che era Rio Nero sul Vulture in Basilicata, si rese conto che i notabili locali temevano questa figura, pensavano che lui potesse vendicarsi per vecchi risentimenti, e si diede alla macchia. Avvicinato dai comitati borbonici, creò questa banda di fuoriusciti, di sbandati, di ex soldati, di contadini, di renitenti alla leva, che fuggivano alla leva militare indetta dai piemontesi, e creò questa banda che in un certo momento riuscì a raggiungere addirittura 1200 unità. Era una banda enorme. Ex soldato, volontario garibaldino, contadino, rappresenta proprio il brigante per eccellenza. E dico di più, che probabilmente, se fosse stato più ragionevole, avrebbe cambiato le sorti del regno, perché probabilmente i Borboni sarebbero rientrati. Non aveva il senso della misura. Quindi è una figura veramente emblematica di contadino che, nonostante fosse contadino, nel suo celebre interrogatorio del 1876 dichiara di saper leggere e scrivere, quindi già una figura abbastanza particolare di capo brigante. Tra il 1861 e il 1865 intere province del meridione vennero contese dai briganti allo Stato. La situazione fu subito così seria che sei mesi dopo la caduta di Gaeta, il generale Cialdini venne inviato a Napoli con poteri eccezionali per affrontare l'emergenza. Cialdini non si fece pregare per usare metodi sbrigativi, ma la sua determinazione non fu sufficiente a stabilizzare la situazione. Fu mandato un militare proprio per pugno forte, per cercare di dare un'organizzazione diversa alla repressione, che dal punto di vista strategico militare aveva affrontato molte difficoltà. La difficoltà vera era questa, che gli ufficiali piemontesi che venivano fuori dalle accademie, che avevano fatto delle guerre regolari, avevano difficoltà ad affrontare una guerriglia di bande che colpivano e scappavano, che entravano nei paesi e poi li abbandonavano, e quindi affrontare per i militari, che erano stati educati in maniera tradizionale, questo tipo di guerriglia era molto difficoltoso. Inizialmente Cialdini aveva a disposizione circa 22.000 uomini. Nel dicembre del 1861 i soldati erano già diventati 50.000. 12 mesi più tardi la repressione piemontese arrivò a impiegare oltre 100.000 uomini, poco meno della metà dell'intero esercito italiano. La repressione, per essere veramente efficace, aveva bisogno di leggi speciali. E la legge speciale arrivò nell'estate 1863. Grazie ad un deputato abruzzese, Giuseppe Pica. La legge Pica divise in due l'Italia. Da una parte c'era il nord, il centro-nord, dall'altra parte il mezzogiorno, e nel mezzogiorno, in sei regioni, si applicarono norme speciali che violavano completamente lo statuto, quindi la Costituzione. Significava, in due parole,
tribunali speciali militari, difese affidate a militari, possibilità di fucilare sul posto gente presa in armi e in combattimento, mancanza di qualsiasi garanzia, commissioni che allontanavano i briganti e per la prima volta in una legge comparve anche il nome dei camorristi, quindi briganti e camorristi. E quindi fu una separazione netta tra i territori dello Stato. Questa Italia unita dal punto di vista giuridico-normativo già veniva separata. Erano previste pene per chi aiutava in qualsiasi modo i briganti e addirittura il diritto di rappresaglia contro i villaggi. La legge Pica rimase in vigore meno di un anno e mezzo, ma fu sufficiente. Infatti causò più morti dell'intero risorgimento. Spesso la violenza, da una parte e dall'altra, non risparmiò nessuno. Neanche le donne, che sempre più spesso entravano a far parte delle bande dei briganti impegnate in quella sanguinosissima guerra civile. La donna del brigante aveva un nome preciso. Era una druda. È un termine medievale, drud, e che si trova nella poesia, nella lirica provenzale. Etimologicamente è un termine celtico, quindi mentre il termine provenzale significa amica, amante, etimologicamente nell'accezione celtica significa forte, robusta, ecco. Quindi l'accezione ci dà il senso della donna amante, ma nello stesso tempo forte, intemperante, resistente. Druda è la briganta che si accompagna indifferentemente ai singoli briganti, al capobanda, oppure è colei che serve la banda senza nessuna differenziazione e quindi si dà a tutti gli uomini della banda e poi diciamo svolge i compiti di cuoca e di serva all'interno della banda, oltre che di guerrigliera. Dopo lunghi secoli di divisioni e di dominazione straniera, l'Italia ritrova finalmente la sua dignità di nazione, la sua identità politica, sociale e geografica. Ma il processo che porta all'unità non è indolore. Nel meridione gran parte della popolazione si ribella alle nuove leggi e alle nuove imposizioni fiscali e così ha inizio il brigantaggio. L'esercito piemontese userà le maniere forti, un pugno di ferro talmente pesante che anni più tardi Antonio Gramsci commenterà così. Lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro l'Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare con il marchio di briganti. Tra i cosiddetti infamati di Gramsci ci sono anche giovani donne che oltre l'ignoranza e la miseria patiscono una condizione particolarmente difficile per il solo fatto di essere donne. Non era facile essere una donna nell'Italia contadina dell'Ottocento. Ridione e i secoli erano passati senza portare grandi cambiamenti. Se per tutti c'erano fame, miseria e sporcizia, per le donne c'era in più anche una condizione di sudditanza assoluta. C'era il concubinaggio. Vivevano nella stessa casa moglie e concubina. Nascevano figli legittimi e figli illegittimi. Facendo il calcolo, l'8% della popolazione era costituita da figli illegittimi, i cittadelli. Se la donna guadagnava qualcosa, doveva consegnare tutto al padre o al marito, cui doveva totale obbedienza. Non era raro che le donne non potessero neanche sedere a tavola con gli uomini per i quali avevano preparato da mangiare. Perché il desco familiare non era inteso come è inteso oggi. Il marito o la moglie non pranzavano assieme, la donna pranzava per i fatti suoi fuori, dalla porta prevalentemente, quindi non faceva parte integrante
del concetto di famiglia come si intende oggi. Erano padri e fratelli a decidere chi la donna avrebbe dovuto sposare, e se la situazione lo richiedeva, un marito poteva cedere temporaneamente una moglie o una figlia ai propri creditori. Questo spiega come per molte donne la scelta del brigantaggio sia stata una scelta, non sempre consapevole, di libertà. Il brigantaggio femminile è una sorta di rivendicazione inconscia e individualistica per il riconoscimento del ruolo della donna. Cioè, la brigantessa non è che ha abbracciato la via della campagna perché consapevolmente conosceva il bene o il male, o aveva delle ideologie che la potessero comportare. La sua è stata una scelta dettata dalla disperazione, e quella scelta per la prima volta le dà il senso del riscatto, le dà la misura della propria persona. Per la prima volta, anche se poi può essere una scelta sbagliata che la porterà alla morte o alla prigione, eccetera, per la prima volta sceglie. Le strade verso il riscatto potevano essere diverse e non sempre venivano imboccate con consapevolezza. Anzi, non di rado si diventava trude per cause di forza maggiore. Altre donne divennero invece brigantesse, anzi brigante, per amore. Alcune donne si sono date al brigantaggio per passione, per un amore incondizionato. Questo è il caso di Serafina Ciminelli, il caso della Pennacchio, il caso della Dell'Ellis, la Padovella, che conobbe questo caporale, ex caporale borbonico, Andrea Sant'Aniello, si innamorò a prima vista, scappò con lui e prima di fuggire fece uccidere il marito, poi alla fine lei si è pentita grazie al cardinale Sarto, che poi divenne il Papa Pio X, quindi santo, e redenta, ritornò al paese e poi alla fine badava ai bambini, una specie di maestra d'asilo, badava ai bambini del villaggio. È molto curioso leggere negli archivi dei carabinieri la definizione di queste donne, definite o drude o donne di, quindi erano sempre in relazione ai capi brigante che venivano cercati dai carabinieri. Non c'è nessun diritto che possa acquisire l'amante nei riguardi dell'uomo, quindi è l'uomo che decide quando e come. Anche se siamo nel campo del brigantaggio, la forza è sempre dell'uomo. In alcuni casi, poi, donne che non erano brigantesse vennero considerate ugualmente tali, perché in virtù della legge Pica anche i fiancheggiatori o i presunti tali erano assimilati ai briganti. Infatti dirà nel 1865 il ministro Peppe Vacca che l'importante non era l'arresto dei manutengoli, bensì l'arresto di coloro che potevano essere tali o divenirlo in seguito. La scelta di fare in tutti i sensi terra bruciata intorno ai briganti non poteva non coinvolgere persone innocenti. In realtà poi avvenne quello che è avvenuto sempre in tutti i periodi della storia per le guerriglie, è avvenuto ad esempio anche nel Vietnam con gli americani. Cioè si cercò di fare terra bruciata attorno a questi ribelli, attorno a queste bande di briganti, quindi prendendo e catturando tutti coloro che fuori dall'abitato venivano visti con cibi, con vivande in numero eccessivo, portare fuori dall'abitato, quindi temendo che potessero appoggiare e portare rifornimento alle bande di briganti, oppure andando a prendere i parenti quando si cercavano dei capi briganti
quindi si allontanavano i parenti dai luoghi di operazione. Insomma, si cercò di fare veramente terra bruciata attorno alle bande che godevano di grossi consensi, certamente molti più di quanti ne avevano i militari. Ad esempio, essere trovati con cibo lontano dai luoghi abitati era garanzia di arresto anche per i bambini, sospettati come tutti di essere potenziali vivandieri dei briganti. Così mogli e madri di briganti vennero condannati a lunghi anni di carcere con l'accusa di complicità. Ma anche bambine con meno di 12 anni, figlie di pregiudicati, si videro inflitte condanne di 10 e anche 15 anni di prigione. Non sono però state poche le donne che sono entrate nella storia del brigantaggio in piena coscienza, perché di animo criminale o per vendetta. Non avendo una conoscenza di quelli che erano i principi sociali in vigore, perché ognuno doveva combattere per poter sopravvivere, è logico che era mors tua vita mea. Un esempio ci viene dato dalla Elisabetta Blasucci, la quale per vendicarsi del marito morto accetta di diventare druda della banda, senza condizioni, perché doveva percorrere quella strada per vendicarsi degli aguzzini del marito e quindi aveva accettato questo compito nella banda di Pio Masiello. E tra le drude più cattive, il posto d'onore va sicuramente ad una giovane calabrese, Maria Oliverio, la cui avventura nel brigantaggio cominciò quando venne messa in prigione per indurre il suo uomo, il brigante Monaco, a costituirsi. Cosa che non avvenne, creando ugualmente una serie di fatti imprevedibili e tragici. E lei venne incarcerata perché doveva far costituire il marito, che era latitante, e è rimasta in carcere per circa un mese. Quando rientrò a casa, venne a sapere che il marito aveva lasciato una relazione con la sorella Teresa, che era più grande di lei di 16 anni, sposata, e questa sorella cercava di fomentare le ire del marito dicendo che la Maria, quando era in carcere, si era data ai carcerieri e quindi non era più degna di lui. Saputolo, una sera andò a casa della sorella e durante un litigio la uccise con 48 colpi di scudo. Bella e crudele, con una pietra al posto del cuore, come diceva una canzone popolare, una volta entrata tra le file dei briganti, Maria Oliverio confermò la propria indole decisa e violenta. A poco più di 20 anni, sempre vestita da uomo, condivise col marito il comando della banda fino alla fine del 1863, quando i due caddero vittime di un'imboscata. Monaco venne ucciso nel sonno, mentre Maria, ferita ad un braccio, tentò di inseguire i traditori. Poi, tornata sui suoi passi, bruciò personalmente il cadavere del marito, da cui aveva staccato la testa, per evitare che i soldati la potessero prendere per portarla in trionfo, come spesso accadeva. Quella che si combatté nel meridione italiano per alcuni anni fu una vera e propria guerra civile che coinvolse gran parte delle popolazioni contadine, da cui uscirono centinaia di drude, decine di migliaia di ancora più grandi di fiancheggiatori. E come in tutte le guerre civili, la ferocia era all'ordine del giorno. I rapporti militari erano molto in imbarazzo, spesso loro, per giustificare una fucilazione che non poteva essere fatta, perché le direttive dicevano che potevano essere fucilati soltanto i capi o persone prese con le armi in pugno, loro, per giustificare che fucilavano tutti quelli che prendevano, moltiplicavano i capi delle bande che catturavano nei loro rapporti, quindi era una cosa veramente... Maria Oliverio verrà catturata 47 giorni dopo la morte del suo uomo e solo al termine di un conflitto a fuoco durato molte ore. Portata a Catanzaro e processata il 30 aprile 1864, la Oliverio venne condannata a morte mediante fucilazione alla schiena.
ma una settimana più tardi la pena venne trasformata in lavori forzati a vita. Una fortuna apparente. Il carcere cui era destinata era il forte di Fenestrelle, in Piemonte. Fenestrelle, guardiano immobile della nostra indipendenza e del nostro onore. Così la descrive la retorica di Amicisiana. Detta anche la grande muraglia italiana, la fortezza di Fenestrelle è un argine contro l'invasione francese attraverso la Val Chisone. Fatta realizzare secoli prima da Luigi XIV, il costruttore di Versailles, ha una mole impressionante. È lunga ben 3.000 metri, ha due scale di 6.500 gradini, 5 ponti levatoi interni e occupa uno spazio di 1.300.000 metri quadrati. Dopo la nascita del Regno d'Italia diventa anche l'emblema della repressione del Mezzogiorno. A Fenestrelle infatti vengono rinchiusi e sottoposti a un durissimo regime carcerario i briganti e gli ex soldati dell'esercito borbonico. Tra i prigionieri c'è anche Maria Oliverio, l'unica brigante ad essere condannata a morte. Ma la pena capitale non verrà mai eseguita. Per farla morire basteranno alcuni mesi di soggiorno a Fenestrelle. Da Fenestrelle non era facile uscire e lei non ne uscì mai. Uccisa come tanti altri da freddo e maltrattamenti, venne gettata come tutti quelli che morivano nella fortezza in una grande vasca di calce viva. Mentre in Calabria si consumava la parabola di Maria Oliverio, poco più a nord era in piena attività Serafina Ciminelli, meno bella di Maria ma non meno innamorata del suo uomo, il brigante Giuseppe Antonio Franco, ex caporale borbonico attivo al confine calabro-lucano. La storia di Serafina Ciminelli è una storia particolare. Serafina Ciminelli è forse l'unica brigantessa che può dirsi legittimista, perché sia lei che la sorella Teresa, che il padre, il fratello, la madre, Luigi Ferrara, credevano fermamente nei Borboni. A Serafina, per passare il confine tra il fiancheggiamento e il brigantaggio, bastò una notte, quella tra il 4 e il 5 giugno 1862. La prima che passò col suo Giuseppe Antonio. Quando fu rapita, come usava a quei tempi, per abbreviare le lungaggini del fidanzamento. Da quel momento vissero una storia d'amore bellissima, anche se durata molto poco. Per 2 anni Serafina partecipò a tutte le imprese criminose della sua banda e riuscì persino a dare una figlia al suo uomo. La bambina morì presto, annunciando involontariamente che l'avventura stava per finire. Questo la annientò in certo qual modo, perché psicologicamente lei cominciò a ripensare a tutti i passi sbagliati che aveva fatto, a quello che aveva perso abbandonando la famiglia e seguendo il Franco nella strada del brigantaggio. Dopo anni di violenze arrivò il momento di dire basta. Serafina convinse Franco a ritirarsi e a fidarsi di chi prometteva di aiutarli a imbarcarsi per l'America. Ma mentre aspettavano nascosti al Lago Negro che arrivassero i sospirati passaporti, videro giungere i gendarmi. Era una trappola e Franco, Serafina, che era in buona fede ma soprattutto stanca. Lui verrà condannato a morte, lei a 15 anni di lavori forzati. Il 1865 è ricordato dagli americani per la fine della guerra di secessione. Sempre in America, in quello stesso anno, John Davison Rockefeller fonda nell'Ohio la sua prima raffineria. E in quegli stessi giorni, molto più a sud, in Alabama, un gruppo di veterani dell'esercito confederato dà vita al Ku Klux Klan. Nel 1865 in Europa il monaco austriaco Gregory Mendel enuncia per la prima volta le sue leggi sull'ereditarietà. Mentre in Italia a dicembre il brigante Giuseppe Antonio Franco viene giustiziato.
Il 30 dicembre 1865 Franco viene fucilato a Potenza. Prima di essere giustiziato chiede al prete che lo accompagna che si occupi della sua donna. Lei è tornata nel carcere di Potenza, dove però resterà poco, meno di un anno. Il 12 novembre 1866 muore anche lei a soli 21 anni. Dove non erano arrivate le pallottole dei soldati, era giunta una banale infezione. Anche quello di Filomena Pennacchio per il brigante Giuseppe Schiavone fu un amore con la A maiuscola. Per seguirlo a 21 anni vendette quel che aveva, lasciando con un palmo di naso i suoi molti spasimanti. Era di una bellezza altera, ma nello stesso tempo capace di farsi rispettare per la forza che imponeva alle proprie idee e al rispetto che aveva per se stessa. Brigante per amore, la Pennacchio mostrò una certa propensione per la sua nuova vita, cui aggiunse un tocco di romanticismo in articulo mortis. Dall'ottobre 1862 al novembre 1864, Filomena uccise, rubò, rapì, taglieggiò, sparò, ma ebbe anche dei momenti di inaspettata umanità. Come tutti i capi che si rispettano, aveva degli slanci di grande umanità e degli slanci di estrema cattiveria. Ci sono degli esempi che la gratificano, perché salvò un prigioniero da morte nel momento in cui, catturato e ferito, gli volevano dare il colpo di grazia. Un'altra volta medicò un ostaggio, un'altra volta ancora indicò la strada a sei soldati sbandati che si erano persi nel bosco, e un'altra volta ancora in Puglia, ai confini con la Puglia, salvò la vita a 16 soldati, lasciandoli andare perché praticamente avevano un'area così sparuta che lei si è commossa, e quindi ha pregato lo Schiavone di lasciarli andare. La personalità esuberante di Filomena diede adito a varie voci. Si disse che oltre a Schiavone avevano goduto dei suoi favori altri noti briganti come Caruso, Crocco, Ninconanco e Donato Tortora. Ma alla fine fu lei la vittima della gelosia di un'altra donna. Per lei Schiavone aveva lasciato la sua druda Rosa Giuliani, che per vendetta indicò ai gendarmi il nascondiglio del bandito che era insieme ad un altro capobanda, Giuseppe Petrelli, e altri tre gregari. I cinque vennero arrestati il 25 novembre 1864 e fucilati 4 giorni dopo. Prima di essere fucilato a Melfi, Schiavone chiese ed ottenne di vedere Filomena, che era incinta e nascosta in casa di amici. Il generale Pallavicini, che guidava la repressione in quelle zone, acconsentì. L'ultimo incontro tra i due fu degno di una tragedia. Lui andò dalla sua donna, le carezzò i capelli, le baciò le mani, le baciò i piedi, le diede l'ultimo bacio d'amore, dopodiché si accese il sigaro e disse: possiamo andare. In seguito Filomena si rivelò preziosissima per la giustizia. In cambio dell'aiuto del generale Pallavicini, fece catturare il capo brigante Agostino Sacchettiello e la sua druda Giuseppa Vitale. Altri due briganti e la druda del capo brigante Crocco, già in carcere da qualche mese, Maria Giovanna Tita. Per una ragione sconosciuta, le due donne arrestate a causa sua accettarono di essere fotografate con Filomena. Il generale Pallavicini mantenne le promesse fatte a Filomena, che, condannata in un primo tempo a 20 anni di lavori forzati, si vide ridotta la pena più volte fino a 7 anni di detenzione. La scelta del generale Pallavicini di favorire il pentitismo tra i briganti è stata la causa anche della fine della donna brigante più nota, grazie al successo che ancora oggi riscuotono le foto che la ritraggono. Infatti, molto spesso, quando si parla di brigantesse, è Nicolina De Cesare a fare la sua comparsa sui giornali e libri. Sguardo deciso, volto delicato, armi alla mano,
Michelina sembra un'attrice del muto. La De Cesare è forse quella che ha il maggior numero di ritratti fotografici tramandati. Fotografata prima in costume, quindi contadino, quindi in vita, e fu fotografata anche dopo la sua fucilazione, dopo la sua morte, addirittura denudata e quindi con scempio sul corpo. Nata nell'ottobre 1841 in un villaggio nel Casertano, Caspoli, Michelina, a 21 anni, era già vedova senza aver potuto sfuggire alla miseria più nera neanche per un attimo. L'occasione di cambiare vita arrivò con Francesco Guerra, un tipaccio che, dopo aver fatto il soldato per il Borbone, non aveva voluto farlo anche per i Savoia. Con Guerra, Michelina imperversò nella zona tra Cassino, Caserta e Gaeta per 5 anni. Poi arrivò il 30 agosto 1868 e fu la fine. Della violenza senza quartiere che travolse uomini, cose e luoghi per anni, rimangono molte foto, tutte scattate da una parte sola, quella dei vincitori. Una scelta non casuale e che nel bene e nel male documenta solo una parte di una tragedia nazionale che ha lasciato ferite profonde fino ad oggi. C'era un mercato di fotografie e più orribile erano le foto, tanto più venivano pagate come biglietti da visita. Cominciò ad affermarsi la fotografia ideologica, la fotografia che cercava di legittimare quella repressione in atto nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi i fotografi erano d'accordo ed erano anche assoldati con le autorità militari, arrivavano anche dopo la fucilazione e si cercava di mettere in piedi questi corpi per far sembrare che fossero vivi. Ed una cosa del genere fu fatta in maniera molto macabra, in maniera molto violenta, anche su Michelina De Cesare. Alla fine del decennio, il brigantaggio era ormai sconfitto e ridotto ad un fenomeno di pura criminalità. Le istanze politiche e di riscatto sociale si erano perse per strada. Lo stesso Francesco II di Borbone non ci credeva più, visto che nel 1867 aveva sciolto il suo governo in esilio. Anche il governo italiano era più tranquillo. La legge Pica era stata revocata nel dicembre 1865. Le carceri del regno erano piene di briganti, veri e presunti. E nel gennaio 1870 era stato revocato il controllo militare sulle province meridionali. Alla vigilia della presa di Roma, ultimo atto del risorgimento, il giovane Stato italiano aveva chiuso la partita col brigantaggio, ma non quella col meridione. Dove per molti ancora oggi, purtroppo i veri briganti sono stati solamente i soldati venuti dal nord. I numeri degli anni della lotta al brigantaggio sono da guerra civile. Nel solo biennio 1860-61 ci furono circa 10.000 morti uccisi in combattimento, fucilati, altrettanti feriti e quasi 15.000 arrestati. Anche dopo la repressione del brigantaggio, l'arretratezza e la miseria che l'avevano generato rimasero immutati, addirittura peggiorarono. Alla fine dell'Ottocento milioni di italiani emigrarono nel nord e nel sud America alla ricerca di migliori condizioni di vita. Nel 1873 nel Parlamento italiano fu sollevato il problema del Mezzogiorno, si parlò della questione meridionale. Per la prima volta ci si interrogava su quali misure prendere per aiutare il Sud. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Atlantide con altre storie di uomini e di mondi. Atlantide, storie di uomini e di mondi, è stato presentato da...